Sinceramente devo dire la verità, rivelo subito quello che è il segreto di Pulcinella di questa giornata. Noi abbiamo ambientato insieme a Massimo Visone, che ve lo illustrerà tra poco, e nell'ambito di una attività di restauro, questa mostra sulla, che è una mostra di contrasti sulla Napoli di Carlo, in alcuni ambienti con Pompeiane, nella zona delle Pompeiane, piano terra, Massimo Visone vi spiegherà cosa servivano, del Palazzo Reale. Pompeiane mirabilmente restaurate da Gabriella Versale, che vedo laggiù, e quindi, e che però sono del 1830, del 36, della fase finale. E quindi ci sembrava opportuno fare una riflessione non tanto sul rapporto in sé, quanto su ciò che è questa sequenza temporale, cioè l'intervallo fra Carlo e le Pompeiane, questo intervallo di 80 anni, ci suggeriva, rilanciando quindi la palla all'indietro per cercare di comprendere i lineamenti della storia di una forma decorativa, come bene ci ha illustrato questa mattina la relazione della professoressa Cidini, e che in qualche modo si presenta quasi come un dato atemporale, cioè come una possibilità che a partire dalla... Ma in realtà, se vogliamo, potremmo cercare degli esempi di questa tipologia di decorativa anche, non so, nei codici impegnati e così via. Cioè delle figurine in ampio, in un'ampia campitura, chiara, bianca prevalentemente, sorrette e inquadrate in girali o in elementi architettonici o soprattutto in elementi vegetali. Questo però comporta anche un'altra domanda: è sempre la stessa decorazione? Cioè la grottesca e la pompeiana sono la stessa decorazione, o ancora di più? La grottesca e la pompeiana è la pompeiana di fine secolo. Sono la stessa decorazione. Tra la Pompeiana sette-ottocentesca e quella di fine secolo, è chiaro, no. Cioè, la Pompeiana di fine secolo è la Pompeiana del decadimento della città romana, è la Pompeiana della crisi di Pompei, di Pompei luogo del peccato, dell'eruzione salvifica, del Vesuvio, è la Pompei di Pier Luis, è la Pompei dei decadenti, quindi anche se è uguale, è un altro. Ma probabilmente anche la grottesca, proprio per questo stesso ragionamento, in questa sua lunga vicenda, diventa un'altra cosa, e quindi poi avrà un'altra capacità, posso dire, evolutiva, anzi avrà un'autonoma capacità evolutiva nelle decorazioni varietali cinquecentesche, rispetto a quella che a questo punto è effettivamente una riscoperta, che è la Pompeiana. Ed è una riscoperta che questa tesi che proporrò ha un percorso piuttosto curioso: la possibilità di riaccettare nuovamente nella cultura europea la Pompeiana. E in realtà il punto di partenza, e riprendo uno spunto di la professoressa Lezza di Cettina, è la querela, cioè è la perdita di autorità, prima querela, quella degli antichi e dei moderni del 1600, continua lungo tutto quanto l'arco di un secolo, fino ad arrivare, e anche qui sono d'accordo con Cettina, a considerare la fase della querela fra Grecia e Romani, quella tra Marietta,
milanesi, come un'ultima fase, un ultimo episodio di questa lunga querela di studi antichi e sui moderni, e che però è anche quella che ristabilisce in un certo senso, proprio perché entrambi i contendenti sono oramai sul versante dell'antico, il primato dell'antico sul moderno, ma un altro tipo di antico. L'autorità dell'antico era entrata in crisi. Ed è entrata in crisi non tanto in un ambito pittorico o in un ambito artistico, era entrata in crisi dal momento in cui esce l'ottica newtoniana. L'empirismo, il fisismo, l'ottica newtoniana trasferiscono il campo dell'autorità del bello da un campo di autorevolezza dell'esempio che proviene dalla romanità e forse anche, se vogliamo, dalle virtù, dall'autorità forte, dal mito che Roma è nel mondo rinascimentale, lo trasferisce dal piano delle forme e quindi al piano della percezione delle forme. Quindi il bello non è ciò che nasce da Vitruvio oppure ciò che somiglia a Raffaello, ma il bello è ciò che stimola piacevolmente il senso. Questa sembra una è una rivoluzione radicale del punto di vista, è un'inversione del punto di vista che però non necessariamente elimina le possibilità dell'architettura classica. L'autorità nell'ottica sulla base dell'ottica noi abbiamo quindi una quantità di gradi e di tipologie dell'emozione estetica che però che vanno da un lato verso la leggerezza, il ritmo, la linea serpentinata di Hogarth che cita appunto il sensismo e di Locke. La minuzia, il grazioso, dall'altro lato però ugualmente è compatibile con il bello, con la buona visione, tutta l'altra famiglia delle categorie, cioè quelle vitruviane, e cioè l'euritmia, la simmetria, la solidità, le linee ortogonali e in fondo, nella chiave del sublime, anche il gigantismo dell'architettura. Quindi, intorno agli anni 680 fino ai primi decenni del Settecento, abbiamo assolutamente due possibilità. E se forse le vediamo la linea serpentinata di Hogarth, a noi forse sembra, alla metà del Settecento, forse più convincente per il gusto del Settecento, la euritmia di Roger, e quella cioè che in questa fase della storia del gusto sembrerebbe più aderente alle leggi della vita. Ora, proprio sul versante dell'emozione e del sentimento della natura si gioca in realtà gran parte dell'estetica della prima metà del Settecento, quella che comunemente noi chiamiamo l'estetica roccaica. Il capriccio, l'impeto, il tumulto delle passioni, ma anche la varietà e la curiosità sono parti significative di questa che possiamo tranquillamente ritenere come una reazione antibarocca, come spesso Starobinsky ci ha ricordato. Ed è un significativo passaggio di scala, una riduzione di scala, quella che porta il tumulto e la varietà al di fuori della sfera eroica che appartiene all'antico, e la porta invece nel quotidiano, nei sentimenti privati, personali. L'antico non è l'esempio, l'autorità, ma diviene il linguaggio alto della querelle, cui si contrappone già nella versione cinquecentesca della querelle il linguaggio parlato, e già cominciamo a delineare il perché di Pompei e di Ercolano. È una rottura radicale che apre spazio a una maggiore libertà espressiva, ma anche a un più
più ampio campo di riferimenti possibili e che esula oramai dalla consumata vicenda classicista. Dall'altro lato però abbiamo anche i processi di recupero della stereotomia classica e nei rigoristi come Temanza o come tutti gli esempi, Oxmoor e così via del cosiddetto barocco irrigidito, che segnano anch'essi tutti quanti la prima metà del secolo e quindi si riferiscono all'antico, ma se gli uni che gli altri oramai considerano l'antico non più come un'opportunità, ma come un repertorio di soluzioni percorribili, valide dentro il campo appunto dei valori quali euritmia, simmetria e così via, cioè tutte quelle cose che sono proprio della crisi vitruviana sottolineano in qualche misura quella relazione tra le qualità vitruviane degli edifici e le leggi dell'ottica che per esempio vengono continuamente diffuse per esempio mi viene in mente l'Algarotti, il newtonismo per le dame e tutto questo filone letterario che ripropone proprio termini di tipo classico, un'architettura simmetrica e ritmica, forse già come reazione non solo antibarocca, ma già come altro versante possibile della tendenza roccaia a direttamente all'ispirazione della natura. Quindi dalla natura nascono tutti i tipi di forme. E qui secondo me c'è un passaggio importante. Proprio in questa nuova libertà e in questo nuovo guardarsi intorno, si affacciano all'architettura anche locali dei temi nuovi e che per via assolutamente improbabili possiamo mettere alla base dell'accettazione quasi immediata come novità della pittura ercolanese e pompeiana e ne danno immediatamente una cifra di diversità. Ora, la scoperta dell'analogia tra la libertà compositiva del giardino inglese e l'analoga libertà del giardino romano, per come era stata descritta da Plinio, avviene alla metà del Settecento in ambiente inglese, tempo, anzi già dalla fine del Seicento, tempo del 1685, lega alle proprie proposte di giardino i temi della asimmetria del giardino. Sono anche gli anni, questi gli inizi del Settecento, del primo del Settecento, noi consideriamo il 749 con Kent la prima vera proposta di giardino anglo-cinese, quindi di grande libertà compositiva, però come già come giardino classico si stabilisce in questo momento una simmetria fra il giardino cinese e il giardino pliniano, il giardino classico, il giardino all'antica. Il giardino in cui la natura è percorsa e varia ed è inframmentata da singoli piccoli edifici per comodi o anche per funzioni, vaccherie. Ma questi sono anche gli anni della scoperta del 749, siamo anche negli anni della scoperta di Ercolano. E poi successivamente, proprio alla fine del 41, anche di Pompei. E solamente per inciso dobbiamo dire che non è ancora il momento in cui, pur essendo da 10 anni scoperto il Colano, si stia parlando delle pompeiane del gusto europeo. In realtà quello di cui parla per esempio Winckelmann nelle sue relazioni, cito la relazione di Ancona nel 58, a proposito di pittura pompeiana, di pittura ercolanese, sono i pinaches, sono cioè i quadretti staccati. Siamo ancora quindi sulla pittura di figura nel vedere il momento ercolanese, non siamo ancora nella pittura parietale decorativa, non siamo ancora entrati, ritornati dentro dentro la grottesca. E contestualmente
dobbiamo cominciare già a registrare la forte presenza delle campiture di colore, e quelle campiture di colore vengono poi considerate da Goethe, per esempio, nell'Ottocento in Italia, come la vera cifra della pittura pompeiana che si trasferisce nella pittura napoletana a lui contemporanea, una delle cose che più sotto. Rimanendo però dentro il nostro esempio cinese, dobbiamo viceversa ricordare, sempre in questo scorcio tra 6 e 700, invece, la comparsa nell'ambito della cineseria di una nuova formula che è la grottesca alla cinese, ma con personaggi classici. Cioè la grottesca che tende a scomparire nella sua forma romana, nella sua forma proveniente, che so io, dal Domus Aurea, e qui non è ancora un inciso, ricordiamoci che mentre quando noi parliamo, come ci ha ricordato bene la professoressa Cilini, noi parliamo di cose che si vedono dal basso, di tetti, da questo momento in poi, da Pompei in poi, parliamo delle pareti, quindi anche di una decorazione che possiamo considerare sensibilmente diversa. Bene. In Francia, con Jean Béret, alla fine del Seicento, nei primi decenni del Settecento, cominciamo ad avere la forma della grottesca alla cinese di tipo classico, in cui cioè le scimmie, i cinesini e le pagode vengono sostituite da architetture o personaggi di tipo classico. Cioè, curiosamente, è il chiasma di quello che abbiamo visto questa mattina, quando cioè ai personaggi mitologici vengono sostituiti immagini mitiche provenienti da immagini da creature fantastiche, come ci ha mostrato questa mattina la grottesca di tipo classico. Viceversa, nella cineseria appare esattamente il percorso opposto. Immagini mitiche, scimmie, cinesi diventano invece immagini di persone toccate o di tempietti. Tutto questo perché va molto in là una semplice contaminazione tra mondi figurativi, perché evidentemente i due mondi si sono. Sono due universi in cui la libertà compositiva, la libertà propositiva, la spazialità è assolutamente analoga, e se noi ritroviamo nell'archetipo romano e nell'archetipo cinese analoghe forme archetipiche della libertà compositiva, abbiamo avviato un percorso in cui i due elementi linguistici, le due tessiture, le due sintassi, possono diventare ampiamente interpretati. Ora, questo è un aspetto che cammina insieme alla legittimazione del mondo cinese, ma ricordo, o viceversa, del mondo classico in Cina, la trasformazione della pittura cinese corrispondente alla presenza di Castiglione, come pittore di corte, alla fine del Seicento, che porta invece la prospettiva e il volume di tipo romano, o viceversa la pagoda di Nanchino, che è vera, che è presente, ma che viene sacralizzata in Noros, ma viene sacralizzata nell'Entwurz di Fischer Fonella come uno dei capolavori dell'architettura mondiale, fino ad arrivare al sincretismo confuciano di Voltaire, o viceversa, che se voi andate nel Tempio di Confucio viene considerato uno dei grandi confuciani dell'epoca moderna, e viceversa lui è assolutamente un illuminista. Quindi in questo momento ci troviamo, come posso dire, a considerare questi tipi di linguaggi, e quindi anche la pompeiana quando riemerge, come una delle possibilità del gusto. Siamo anche in una fase, ricordiamo le prime del Settecento, Cordemois, che tenta di ritrovare le stesse possibilità del gusto nell'opposizione all'autorità dell'antico, cerca di ritrovarle nel gotico o nel greco, e abbiamo ancora quindi qui
comincio a delineare la polemica di Maglietti, l'enorme polemica di Maglietti, nella forma in cui il Greco si presenta come l'altro esito, l'altra possibile uscita dalla crisi dell'autorità dell'antico e della legge. Ora, quando questa questione, e questo l'architettura lo mostra, la prosa cinese, in maniera abbastanza esplicita, quando ci accorgiamo che della sua relazione possibile col pompeiano, l'appena citate Cecina Lenza, nell'uso del pompeiano, del cinese in maniera assolutamente sfrenata, doveva essere probabilmente una reggia alla cinese, la reggia di Pompei. Tutto quello che noi vediamo di cinese nei nostri musei, a partire dal gabinetto pompeiano che sta a Capodimonte, viene da Portici, scusate, non Pompei, ma lì ci stava anche la era anche la sede dei dipinti regolarensi. Dipinti che cominciano proprio in questi anni 50, grazie alla Vega che smette di staccare la mostra le pareti, a presentarsi esattamente nella loro integrità spaziale, cioè come una soluzione alla pompeiana o alla ercolanese in questo caso, di soluzioni formali. E alla fine del secolo Malvuglia, mettendo insieme cinese, pompeiano, eccetera, dichiara, alla favorita parente, dichiara oramai il manifesto. I due stili sono oramai interligati. Quando poi finiremo nel ventesimo degli anni 30, addirittura sarà un unico grande repertorio di forme. Ma che cos'è questa pittura ercolanese? Qui abbiamo l'ultimo passaggio. Da un lato è la pittura in cui si ambienta l'universo delle cose che accadono dalla metà del Settecento. Non è un caso che nelle belle illustrazioni che ci ha mostrato Panza poco fa, le ambientazioni in molti cammini siano di casa ercolanese, di case con decorazioni ercolanese. Non sarà poi la realtà che vedrà campiture omogenee, ma se io voglio immaginare, se sono milanese, voglio immaginare un universo nel quale collocare i miei camini, e attenzione, non posso che immaginare un ambiente di questo tipo, o lo posso proporre. Sono il grande modello della vita quotidiana, ma non solo della vita quotidiana come era in antico. I camini non c'erano in antico. Molti degli oggetti che milanesi o gli altri ripropongono nei loro repertori sono oggetti moderni per i quali si richiede un antico possibile per poterlo inserire, cioè oggetti moderni che hanno bisogno di una forma antica perché l'antico diventi veramente una delle forme del moderno. Non so se sono stato chiaro. I camini sono, ma anche le pentole, anche le suppellettili, anche le forchette lo sono. Pompei ed Ercolano sono il grande repertorio della vita quotidiana dell'antico. Sono la vittoria dei moderni in quanto linguaggio corrente e coerente nei confronti del linguaggio alto. Oramai la pompeiana è la pittura ercolanese è il paradigma di tutto questo. Ma che paradigma è? È un paradigma in cui si consuma l'ultimo dei grandi scontri settecenteschi. Abbiamo detto che, l'abbiamo visto molte volte, Barthélemy, scrivendosi con Caylus, dice: io sono convinto che questa è l'unica, è la pittura greca. Nessuno conosceva la pittura greca, eccola. Ercolano, per via di etimo e di filologia, è città fondata da Ercole. Questi sono gli ultimi greci, estenuata, sono passati oramai sette secoli, non so quanti secoli, dalla Roma, ma questa è la pittura greca. In realtà Winckelmann nel 58 comincia a rimettere le cose a posto, ma Caylus, e si scrivono cose assolutamente entusiaste l'uno con l'altro a proposito del carattere greco di Barthélemy, a proposito del fatto che è stata scoperta finalmente la pittura dei greci, anche se in una forma oramai estenuata e oramai abbandonata, oramai tarda. C'è però, come al solito, Piranesi, che come sempre sta lì a vedere la realtà, che in una breve nota, credo delle antichità romane, dice: ma sarà pure,
ma queste pitture somigliano in maniera inverosimile a quelle che ogni tanto si ritrovano nelle grotte durante gli scavi che si fanno nel Lazio. E più a capire che sono pitture romane, mette sempre il bastone fra le ruote. E in questa questione ercolanese o greco si inserisce ancora un altro fattore. Ormai non sono le grandi pitture greche, Carius non riesce ad avere pezzi ercolanesi per la sua collezione, che lui studia, non riesce nemmeno però poi a rifare l'encausto. Lui scrive trattati sull'encausto di grande qualità, tenta, ma in realtà poi l'encausto lo sviluppano in Italia, e quei pochi tentativi di pittura in casa e nemmeno troppo ben riusciti, sembrerebbe fuori. Allora fa una strana mossa, una mossa che a tutti se potrebbe sembrare strana, pubblica all'improvviso il Recueil de Peinture di Piero di Santi Bartoli, che alla fine del Seicento aveva dipinto, aveva riproposto anche per la collezione reale pitture di sepolcri romani, che sono identiche, assolutamente uguali a quelle che il grande concorrente del Recueil, questa volta d'antichità, Cirusco, greco e romano, stava invece pubblicando, cioè le antichità di Ercolano. E l'ennesimo passaggio di una guerra anti-pompeiana, ma soprattutto di una guerra editoriale anti-corte, anti-antichità di Ercolano, che viene combattuta prima con la collezione francese della lettera del conte di Brühl di Winckelmann, che fra l'altro cosa che determina. Winckelmann ha scritto questa lettera in tedesco, in cui ha detto di tutto, ma sapendo che nessuno leggeva il tedesco, si era lanciato. Si offende, non la reazione del mondo napoletano non avviene nell'edizione tedesca, avviene quando Carius rilancia in Francia l'edizione francese della lettera di Winckelmann al conte di Brühl, che fa una pezza, gli studiosi napoletani, la Teca Calamaria, viene in risa come esempio di un mondo accademico del tutto inadeguato, lo era effettivamente tutto inadeguato a quello che stava accadendo, ed è questa l'edizione che provoca, ma provoca anche la chiusura del mondo napoletano a Winckelmann, e quindi è di converso la reazione di Winckelmann, che da quel momento, dalla statua sul Bonheur che voleva erigere a Carius, decide che vuole interrompere tutti i suoi. C'è un altro passaggio, abbiamo detto, è questo della pubblicazione dei disegni seicenteschi romani dentro a quelli pompeiani e colonnesi di Piero di Santi Bartoli. In realtà però, e qui concludo, proprio perché minuta, proprio perché è l'architettura del quotidiano, delle case, della vita, è l'architettura della borghesia che stava emergendo. È l'arte che rende nobile, che consente all'antico di ritornare come uno dei linguaggi possibili. L'altro è quello dell'eroismo, è quello del greco, è quello delle grandi virtù, ma questo è un altro dei linguaggi che consente all'antico di ritornare come modernità per il nuovo mondo borghese che ci stava costruendo alla fine del Settecento. Grazie. Massimo Visone, che ha curato la mostra con me, ce la racconterà in 2 minuti, in modo che andiamo preparati a vederla.